Buona serata e ben ritrovati per l'edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, la Procura di Pescara ha emesso 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga lo scorso 18 gennaio, che provocò la morte di 29 persone, mentre altre 11 si salvarono. C'è anche l'ex prefetto di Pescara, Provolo, tra coloro che hanno ricevuto l'avviso di garanzia, unitamente al presidente della provincia abruzzese Di Marco e sindaco di Parindola, Lacchetta. Asfissia, ostruzione alle vie respiratorie e compressioni delle torace. Queste sono alcune delle cause della morte di quelle persone. Nei mesi scorsi, per la tragedia dell'hotel Rigopiano, erano state indagate 6 persone, tra cui lo stesso sindaco. Un convegno su endoscopia digestiva si è svolto lo scorso 18 novembre a Cirignola, organizzato dall'ASL Foggia nell'ambito del programma di aggiornamento medico continuo. Il congresso è stato seguito da una folta presenza di pubblico che si è dimostrato attento ad ogni svolgimento dei lavori congressuali. Alla fine della manifestazione, un ringraziamento è andato all'equipe che con dedizione lavora nel servizio di endoscopia digestiva del Tatarella di Cirignola. Nel Foggiano, il responsabile Rosario Forlano e le infermiere Ripalta Tamponi e Cristina Manzi. Grave incidente stradale nelle campagne di Candela. I vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia hanno recuperato un'automobile finita in un canalone. All'interno del mezzo c'era un ragazzo di 20 anni. Le cause dell'incidente avvenuto sulla provinciale 91 che collega Candela a Cirignola sono ancora da accertare. Sul posto anche i carabinieri. Adesso parliamo di teatro perché a San Severo riapre lo storico Teatro Verdi con una stagione teatrale assolutamente intensa e con nomi di grande prestigio. Per i dettagli sentiamo Sara Pacella da Teleradio R. San Severo è pronta per festeggiare gli 80 anni del suo prestigioso Verdi. Il sindaco Miglio annunciò con soddisfazione la conclusione dei lavori di messa a norma del teatro comunale, per il quale sono stati impegnati 300.000 euro. Una notizia che coincide con la presentazione della stagione teatrale. Saranno così 600 gli spettatori che quest'anno potranno accedere agli 11 spettacoli in cartellone, di cui 10 in abbonamento e per i quali è previsto un costo da un massimo di 200 euro per la platea e un minimo di 110 per il loggione. Grazie soprattutto all'impegno dell'amministrazione comunale siamo riusciti ad ottenere questo benedetto, tra virgolette, certificato di prevenzione incendi. Abbiamo praticamente cambiato tutto quello che serve per la sicurezza dello spettatore. Quest'anno avremo a disposizione anche 120 posti in più, quindi credo che diamo un catino culturale alla città importante. In città ha previsto l'arrivo di personaggi di spicco del panorama teatrale italiano, da Lina Sastri, che aprirà il 15 dicembre, a Massimo Ghini, poi lo show fuori abbonamento di Enrico Brignano, ancora tanta verve con Biagio Izzo, Angela Finocchiaro, fino al gran finale con Lorella Cuccarini ad aprile. Con l'impegno dell'assessore alla cultura Celeste Iacovino e la collaborazione con il teatro pubblico pugliese, San Severo vuole quindi distinguersi come città della cultura e dello spettacolo. Sì, oltre a quello vogliamo distinguerci anche per la sicurezza di chi va a vedere lo spettacolo. Lo dico in modo fiero, riusciremo a dare anche la possibilità a dei diversamente abili 4 posti fissi ad ogni spettacolo, quindi chi avrà voglia e avrà delle difficoltà motorie, da noi non avrà questa difficoltà. La procura dell'Aquila ha deciso di chiudere in due frazioni due scuole per problemi di vulnerabilità sismica. Si tratta della primaria di Preturo e dell'infanzia di Arischia. La decisione è stata assunta dal sindaco Biondi alla luce dei risultati dei test di vulnerabilità effettuati nei mesi scorsi e anche che gli stessi dirigenti scolastici delle due scuole sono stati informati tempestivamente. Dunque, le indagini hanno la finalità di consentire gli interventi di adeguamento. In chiusura alla pagina sportiva, l'Europa League, grande attesa per le tre formazioni italiane che aspirano ad arrivare
ai sedicesimi di finale. Si comincia in questi minuti mentre andiamo in onda con la sfida dell'Olimpico tra la Lazio ed il Vitesse. I biancocelesti in testa con 12 punti, seguiti dal Nizza a quota 6. Per Milan ed Atalanta impegni delicati, ma soprattutto con la condizione di ottenere risultati positivi. I rossoneri a San Siro contro l'Austria Vienna, mentre l'Atalanta sarà in terra inglese contro l'Everton. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24, domani mattina con la prima edizione alle 8:30. Buon proseguimento di serata e a domani.